Iniziamo gli interventi con l'introduzione di Vanessa Matteucci. Salve a tutti, siamo qui per la presentazione ufficiale del Movimento Rete dei Cittadini. Rete dei Cittadini nasce mesi fa, verso marzo-aprile, come laboratorio politico, che nasce da volontà di singoli cittadini e anche comitati, nell'interesse, diciamo, della collettività, di valori comunitari, condivisibili, e nell'interesse di seguire, diciamo, più da vicino la cosa pubblica. L'alternativa o la rivoluzione di questo movimento rispetto agli altri, cioè di Rete Cittadini rispetto ad altri movimenti, diciamo, che si conoscono già, è proprio quello di riconoscere nelle diversità che non esistono divisioni rispetto a quelli che sono valori e principi fondanti della comunità. Rete dei Cittadini va oltre il concetto di destra e sinistra, acqua pubblica, problemi di legalità, i problemi che tutti conosciamo, un'economia alternativa come proposta all'economia vigente in questo momento, proposte di ecologia, rifiuti zero, ambiente, medicina alternativa, sanità pubblica, che poi sono descritti più dettagliatamente nel nostro programma. In questi mesi ci sono stati questi dibattiti su questi temi, che sono stati presentati sul forum, ma anche con convegni in luoghi fisici. Inoltre, una cosa importante è che Rete dei Cittadini ha ampliato il concetto di No Big Day, introducendo quello di No Casta Day, quindi diciamo va contro tutta la serie di privilegi che i nostri politici si sono dati, e siamo contrari al fatto, ecco, che si guardi solo all'interesse personale piuttosto che a quello collettivo. Questo è il principio fondante, uno dei principi fondanti. Quindi siamo lieti questa sera di presentarci nel modo più semplice e familiare possibile, come potete vedere anche. Diciamo che per salvaguardare, come si sa, in Italia è molto difficile, per salvaguardare la purezza degli intenti e dei mezzi, noi ci autofinanziamo e quindi chiediamo, invitiamo, diciamo, con un contributo ad aiutarci. Vi ringraziamo nel frattempo a nome di tutti i cittadini. Adesso c'è la presentazione vera e propria del programma e dello statuto da parte di Sergio Mazzanti. Salve a tutti, passiamo, io resto in piedi, tanto non sono già stato abbastanza seduto. Diciamo, passiamo a un discorso un pochino più tecnico. La Rete dei Cittadini è nata come per rispondere alle esigenze dei cittadini, come diceva giustamente Vanessa. L'idea era quindi partire da degli ideali condivisi molto generali, stilare un programma che risponda, che sia davvero fatto dai cittadini per i cittadini. Siamo convinti che l'impegno e la partecipazione di ogni cittadino renderanno possibile un cambiamento degno di essere chiamato tale. Quindi ci siamo divisi sia per le competenze sia per gli interessi per creare un programma che non fosse solo partecipato e fatto dai cittadini, ma che fosse un programma serio e realizzabile. I principi che abbiamo delineato come linee programmatiche comuni sono l'idea di una regione a misura d'uomo in tutti i campi, in tutte le sezioni della società, l'idea di decentramento economico, politico, sociale, l'idea di virtuosità, quindi il modello dei comuni virtuosi, la fattibilità. Noi non vogliamo un programma spot, vogliamo un programma che sia applicabile, realizzabile. Un altro principio, purtroppo abbastanza come slogan, abbastanza inflazionato, ma l'idea di una regione davvero al servizio dei cittadini, quindi non delle istituzioni parassite, ma delle istituzioni che si mettono al servizio dei cittadini, e innanzitutto devono essere gli eletti stessi, i rappresentanti stessi, a fare a rispondere alle esigenze dei cittadini. E poi vedremo, lo statuto è fatto apposta per questo. Il sesto principio è un principio olistico,
che è un termine che non tutti conoscono, ma è l'idea che la società è una, la realtà è una sola e tutti i suoi aspetti sono interconnessi tra loro. Quindi non si può fare una proposta che tappi un buco da una parte e apri una falla dall'altra. Quindi è stato importante anche il lavoro di collaborazione tra i vari gruppi di lavoro, perché una proposta che va bene per una sezione non crea i problemi in un altro aspetto della società. Abbiamo suddiviso il programma in 10 sezioni: ambiente, energia e tutela del territorio. I titoli delle varie sezioni sono stati il frutto di una discussione e di una elaborazione condivisa. Quindi il primo gruppo: ambiente, energia e tutela del territorio. Economia e bilancio, istruzione, formazione, ricerca e cultura, politiche sociali e diritti, lavoro, urbanistica, trasporti, gestione del territorio e turismo, sanità, salute e benessere. Bisogna spostare l'attenzione dalla produzione al benessere, quindi un'idea a livello nazionale sarebbe adottare invece del PIL, prodotto interno lordo, come indicatore di salute dello Stato, indicare il BIL, benessere interno lordo. L'ultimo argomento è amministrazione, semplificazione e partecipazione democratica. Passiamo allo statuto. Abbiamo parlato adesso di partecipazione democratica. Uno degli ultimi ingressi nella rete dei cittadini è stato quello dei Democratici Diretti, un'associazione che ha come scopo principale quello di portare e far adottare delle regole davvero democratiche che permettano un controllo delle istituzioni, un controllo degli eletti. Noi abbiamo fatto di più, abbiamo adottato lo statuto della lista partecipata che avevano organizzato i Democratici Diretti per la provincia di Roma lo scorso anno. E ovviamente abbiamo adattato questo statuto alle esigenze della rete dei cittadini e abbiamo creato uno statuto che ha l'obiettivo di creare liste civiche davvero democratiche, con regole davvero democratiche che permettano agli elettori di controllare gli eletti, e allo stesso tempo abbiamo inserito il manifesto, quindi questi principi che abbiamo visto insieme, nello statuto come base per partire. Almeno fino a queste elezioni sia un ottimo strumento per garantire alla lista la trasparenza, l'adesione a dei principi fondamentali e soprattutto a delle modalità democratiche che diciamo che rappresentano il problema principale della società attuale. Penso che, questo lo diceva Pino Strano, ma lo dice spesso anche Fernando Rossi, uno dei fondatori per il bene comune, attualmente i cittadini non contano più nulla. Noi come rete dei cittadini stiamo cercando di risolvere questo problema, e questo programma e questo statuto vanno in questa direzione.